guardate, oggi andiamo a realizzare una culla porta in fan. Ne abbiamo sul mio canale, ne trovate già altri modelli realizzati con la fettuccia. Questa volta andiamo ad utilizzare un filato nuovo che è la Fettuccia Italia, il miglior filato che io abbia usato fino ad ora per fare una culla. È un filato regolare, adesso poi ve lo farò vedere bene nell'elenco del materiale. Comunque un filato regolare, rende tantissimo. Qui ho utilizzato, pensate, solo 4 rocche da 500 grammi, ha una tenuta ottima, vedete che è rigida in forma, bella sostenuta, soprattutto è un prodotto straordinario perché è una fettuccia regolare, quindi non ha le giunture, le imperfezioni, non è sottile, spessa, bucherellata e quant'altro, perché non sono le cimose riciclate dei tessuti come le fettucce classiche a cui siamo abituati, ma è un filato regolare con una cartella colori fissa, senza imperfezioni, appunto è una fettuccia di cotone strepitosa, di origine italiana, ok? È tutta interamente prodotta da un'azienda qui in Italia. Abbiamo collaborato con loro per creare questa fettuccia veramente, secondo me, ottima. Provatela, provare per credere. E quindi questo è il risultato. Io ho scelto di utilizzare 3 bobine di un colore e una di un altro, però potete fare anche metà e metà e quindi usarne due, oppure potete farla tinta unita, si può fare in diversi modi. Questa volta, dato che le volte precedenti negli altri tutorial avevo realizzato sempre le culle con la cupola, questa volta l'ho realizzata senza, anche perché adesso tantissime di voi so che realizzano la culla così, senza la cupola, perché qualcuno la trova ingombrante, oppure perché semplicemente quando il bambino è diventato troppo grande riusano la cesta come porta giochi, quindi la mettono poi nella cameretta e la usano per infilare tutti i giochi del bambino, quindi ha anche un uso per non, diciamo, doversene disfare e non utilizzarla più dopo i primi mesi di vita del bambino. Quindi spero che questo progetto vi piaccia come vi erano piaciuti gli altri, e che altro dire, vi lascio il tutorial. Un bacione. Allora, per realizzare la culla ci occorre una base in legno. Io vado ad utilizzare questa che misura 35x70 e viene indicata da 0 a 6 mesi del bambino, e poi vado a realizzarla con un prodotto nuovo che è la Fettuccia Italia, un prodotto buonissimo, ottimo, perché diciamo una fettuccia ma che non ha niente a che vedere con le fettucce di cui siamo abituati, nel senso che è un filato regolare, non ha imperfezioni, non ha nodi, non ha irregolarità, ha una cartella colori fissa, è un prodotto ottimo, di qualità decisamente superiore, e che, ripeto, non ha nulla a che vedere con la fettuccia, se non appunto il nome e la particolarità che è piatta. Ci occorrono, sono rocche da 500 grammi e, come dice il nome, è un prodotto realizzato tutto esclusivamente in Italia. Quindi veramente abbiamo collaborato con un'azienda e siamo riusciti ad avere un prodotto ottimo, veramente. Ne occorrono per realizzare la culla che andremo a vedere 4 bobine. Quindi partiamo subito, io vi lascio il tutorial e tutto il materiale, come sempre, lo potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it. Trovate questo filato ma anche altri, trovate le basi, ci sono 3 misure, io vi faccio vedere il tutorial per questa che è la misura più venduta, ma ci sono una misura più piccola e una misura più grande. E abbiamo tutto l'occorrente per realizzare le culle, quindi materassi, cuscini, i supporti a dondolo, tutto quello appunto che vi occorre e che lo trovate disponibile sul nostro sito. La fettuccia, quindi, come vi dicevo prima, sono rocche da 500 grammi, 250 metri circa, ha uno spessore di 8 mm, è un 70% cotone, un 20% acrilico e un 10% alte fibre. È rigorosamente tutto realizzato in Italia, quindi un prodotto 100% made in Italy da un'azienda italiana, tutto quanto, anche il filo con cui viene realizzata questa fettuccia, quindi proprio il filo sottile che poi viene lavorato da dei telai, è tutto di produzione e di origine italiana. E si lavora con uncinetto 7-8. Vediamo subito come si realizza la culla. Io vi consiglio
per la culla, nello specifico, di lavorarla doppia, un po' come l'altra fettuccia. A me piace che nella culla venga il punto a maglia bassa bello grosso, ciccione, e quindi vi consiglio di lavorarla doppia. Ma se volete si può lavorare comunque anche singola, ad esempio nei cestini più piccoli che poi vi farò vedere che possiamo fare coordinati alla culla e quant'altro. Comunque nei cestini, sempre partendo dalle basi in legno più piccolini, io l'ho lavorata semplice e viene stupenda. Ma per quanto riguarda la culla, proprio perché a me esteticamente mi piace che il punto sia un punto più importante e più grande, vi consiglio di lavorarla doppia. Allora, prendiamo la nostra base, potete girarla dalla parte che preferite. Io per comodità parto qui diciamo, dall'angolino della curva, ma potete iniziare dal punto che preferite. Vi consiglio, come vi dicevo prima, di usare il filato doppio, proprio perché a me piace di più il punto ciccione bello grande. La tenuta ci sarebbe lo stesso anche se la lavorate singola, è più un fatto estetico di vedere il punto, una lavorazione un po' più grossa, un po' più spessa, un po' più massiccia, ok? Se preferite o fate meno fatica a lavorare la fettuccia singola, potete tranquillamente lavorarla anche singola. Io vado la uso doppia, ok? Però, come vi dicevo già prima, vi farò vedere che ho realizzato dei cestini e che anche semplici, ma il semplice va benissimo, è una resa ottima. Allora, ho fatto il mio cappietto, ho l'uncinetto numero 8, vado a estrarre in questo modo il filato. E vado a fare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché vado con l'uncinetto, aggancio il filo, estraggo. Il filato e lavoro una seconda maglia bassa nell'altro foro. E diciamo che dobbiamo proseguire in questo modo, quindi entriamo nel foro, estraiamo il filo. Passo nei fori, estraggo il filo e faccio un punto basso. E questo è, diciamo, il risultato. Vedete che i punti restano proprio belli grossi. Non vado a fare nessun aumento, lavorerò le maglie una per ogni foro, quindi senza saltare fori e senza soprattutto fare aumenti, così non andiamo a complicarci la vita facendo gli aumenti nelle curve. Abbiamo fatto delle basi nuove che non prevedono di fare aumenti, quindi lavoreremo tutto così come si presenta, senza aumenti. Quindi per una maggiore comodità io vi consiglio di tenere la base in piedi tra le gambe. E per fare il primo giro tenete il filo doppio, il cappietto sull'uncinetto, entrate nel foro e estraete il filo e andate a lavorare la maglia bassa. In questo modo il lavoro è molto più scorrevole e si fa molta meno fatica. Il primo giro è sempre quello un pochettino più ostico, che bisogna procedere un pochettino più lentamente e fare attenzione a lavorare tutti i fori, tutte le maglie, eccetera, però poi dopodiché il lavoro prosegue scorrevole ed è molto semplice. Tenendolo in questo modo e non appoggiato sul tavolo, secondo me si fa molto meno fatica e si lavora veramente molto meglio. Quindi vedete che semplicemente entro con l'uncinetto nei fori, estraggo il filo e vado a lavorare la mia maglia bassa. Come vi dicevo, senza aumenti, adesso sto facendo la curva, quindi non vado a fare aumenti, andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni foro. Quindi procediamo in questo modo fino al termine del giro.
Una volta che abbiamo terminato di realizzare questo primo giro passando nei fori dove abbiamo detto che non facciamo aumenti neanche qua sulle curve ma andiamo a lavorare solo una maglia bassa per ogni foro, dobbiamo unirci al punto di inizio facendo una maglia bassissima. Quindi vedete, siamo qui, abbiamo terminato il giro, puntiamo nel primo punto e chiudiamo facendo una maglia bassissima in questo modo. Dopodiché facciamo una catenella e voltiamo il lavoro in modo da andare a lavorare da fuori, in modo che il dritto del punto sia sul fuori del lavoro, ovviamente. E andiamo a realizzare per ogni punto sottostante una maglia bassa. Quindi semplicemente puntiamo nei vari punti che abbiamo fatto e andiamo a fare tutte maglie basse, una per ogni punto, girando lungo tutto il perimetro della base. Quindi procediamo in questo modo fino al termine del giro. Arrivati al termine del giro, quindi questo è il risultato, e come vi dicevo prima, senza nessun aumento neanche in questo giro, quindi non andremo a fare aumenti. Allunghiamo leggermente l'asola, togliamo l'uncinetto, andiamo a inserire l'uncinetto nel primo punto del giro, inseriamo l'asola qua, la facciamo fuoriuscire in questo modo e facciamo una catenella. Così abbiamo chiuso il giro e siamo pronti per iniziare il successivo giro, che andremo a lavorare appunto spiga. Quindi è semplicemente una maglia bassa che però, invece di essere presa qui dove prendiamo la maglia bassa solitamente, andiamo a puntare l'uncinetto nel qua in mezzo, dove si forma questa V del punto tra le due stanghette verticali della maglia bassa. Quindi non qui dove siamo abituati a puntare di solito, ma più sotto qua in mezzo, proprio dove si formano queste due V. Estraiamo il filo e dopodiché lavoriamo una maglia bassa normale, quindi cambia semplicemente dove andiamo a puntare l'uncinetto. Vedete che andiamo a puntare proprio giù, qui nel mezzo di queste due, una e una due barrette verticali, quindi in questo modo. E vedete che si formano queste spighe, si formano tutte queste V, quindi questo è il punto che andremo a fare. Perché rispetto alla maglia bassa normale, oltre a essere un po' più bello e richiamare il punto maglia, è anche leggermente più resistente. Quindi andiamo proprio a puntare in questo modo e continuiamo a girare intorno lungo tutto il perimetro della nostra base fino a quando abbiamo ottenuto l'altezza desiderata, oppure a quando vogliamo fare un cambio colore. Se ad esempio vogliamo fare la culla di bicolore, come la voglio fare io, quindi non solo di questo colore, ma la volevo fare anche panna. Quindi allora, guardate, ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri con il colore tortora e ho utilizzato 3 bobine del colore tortora, e questo è il risultato, ok? Adesso dobbiamo andare a lavorare gli ultimi giri facendo le maniglie, e io ho scelto di utilizzare il colore panna. Allora, una cosa che non vi ho detto prima: quando lavorate le bobine singole potete o fare come ho fatto io in questo caso, quindi fate un gomitolo e la rocca, in modo dividete la rocca a metà facendo un piccolo gomitolo in modo da avere i due capi da lavorare insieme, oppure potete prendere un capo dall'esterno della rocca e un capo dall'interno. Però io lo vedo una soluzione leggermente più difficoltosa, ma comunque è possibile, anche perché le rocche adesso arriveranno
senza la struttura in plastica, proprio per consentire di fare questo, un po' più simile alle bobine di fettuccia classica. Quindi sarà un po' più semplice poi anche poter lavorare a due fili, a due capi. Detto questo, vediamo subito come fare il cambio colore e iniziare i giri con il panna. Delle rocche tortora io ho utilizzato praticamente tutto, ho avanzato giusto questo che poi userò magari per fare la rifinitura finale, però ecco, ho usato interamente le tre rocche. A questo punto avevo fatto sempre il punto di chiusura, sono qui con il mio cappietto infilato dell'altro colore, vado ad agganciare il filo panna in questo modo e lavoro subito il primo punto qui color panna, iniziando quindi il giro. In questo modo facciamo il cambio colore. Ogni giro non ho lavorato a spirale, ma ogni giro sono andata a fare la chiusura proprio per consentirmi il cambio colore netto senza avere lo scalino del dislivello. Quindi adesso vado a lavorare tutto questo primo giro di panna, quindi facciamo un giro tutto attorno lavorando sempre a punto spiga ogni punto. Allora, guardate, ho iniziato il secondo giro di panna dopo aver terminato il primo e adesso dobbiamo andare a fare le maniglie, che vi faccio vedere come. Allora, dal punto di inizio giro, ho realizzato 7 maglie basse, dopodiché ho posizionato un marker e l'ho riposizionato 8 punti dopo. Ok? In questo spazio tra un marker e l'altro andremo a fare il manico. Stessa cosa, dovete cercare di contare e andare a posizionare i marker alla stessa altezza, ma dall'altra parte, quindi nell'altro giro. Ok? Per fare le maniglie, vedete che io qui ho messo i marker verdi, qui ho individuato lo spazio per l'altra maniglia. Quindi, una volta arrivati qui, dopo aver fatto i 7 punti, tolgo il marker. E vado a fare ancora un punto dove avevo il marker. Così. Adesso andiamo a fare 10 catenelle. In questo modo, quindi 10 catenelle che andiamo a fissare con una maglia bassa nell'ottavo punto, quindi nel punto che avevamo individuato prima con il marker. In questo modo, ok? Quindi 7 punti più uno dove avevamo messo il marker, 10 catenelle. Qui nel mezzo ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti perché nel settimo abbiamo messo un'altra maglia bassa, ok? I nostri due marker erano qui alla maglia bassa di inizio e di fine della maniglia. Quindi le 10 catenelle corrispondono a 6 maglie saltate in tutto. Ok? Quindi questo è quanto. Adesso dobbiamo proseguire a lavorare tutte le maglie basse, una per ogni punto, fino ad arrivare al marker dall'altra parte. Guardate, sono arrivata dall'altra parte e questo passaggio è importante, quindi marker in un punto, 6 punti, un altro marker, ok? Questo è lo spazio delle maniglie, quindi sono 8 punti in totale, marker, 6 punti vuoti e altro, un altro marker, ok? Allora togliamo il primo segnapunto e facciamo ancora una maglia bassa nel punto contrassegnato, in questo modo. A seguire facciamo 10 catenelle.
In questo modo togliamo il marker e nel punto contrassegnato dal marker andiamo a fare la mezza maglia alta. E nel punto contrassegnato dal marker andiamo a fare la maglia bassa. In questo modo. Ed ecco che ci restano le nostre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie vuote di spazio nelle 10 catenelle che abbiamo fatto. Adesso terminiamo il giro lavorando tutte le maglie così come si presentano, sempre a maglia bassa, quindi la variante della maglia bassa con cui abbiamo lavorato tutta la culla. Allora, una volta che abbiamo terminato il giro con tutte le maglie basse, ho iniziato di nuovo il terzo giro. Mi ritrovo qui davanti alla maniglia che realizziamo in questo modo. Allora, un punto basso nel punto basso di inizio e poi andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella indicativamente o comunque finché non vediamo che le maglie siano tutte belle piene e il manico rigido. Quindi se avete fatto 10 catenelle, ma per riempirle e perché le maglie siano compatte ve ne vengono 12 anziché 10, non importa, lavoratele tutte pur che sia appunto bello pieno e compatto. Quindi punto non dentro le catenelle, ma proprio dentro l'arco della maniglia. Vedete che non vado a prendere le catenelle una a una qui in mezzo, ma punto esattamente sotto, estraggo il filo e lavoro la mia maglia bassa. Vi dicevo, le compattate bene, belle strette. In modo che la maniglia stia bella rigida. In questo modo abbiamo realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maglie. Io ho realizzato 11 maglie basse. Questo è il risultato. Arrivati qui, riprendiamo nel primo punto e ricominciamo a lavorare tutte le maglie così come si presentano. Riprendiamo a lavorare tutte le maglie così come si presentano fino ad arrivare all'altra maniglia dove ripeteremo lo stesso procedimento che abbiamo appena visto. Quindi questo procedimento lo andiamo a ripetere quando arriveremo all'altezza della maniglia dall'altro lato e completiamo l'ultimo giro di maglia bassa della nostra culla. Guardate, abbiamo terminato anche il giro sopra le maniglie e praticamente è conclusa la nostra culla, siamo giunti al termine, questo è il risultato finale. Io vado a fare solo più un giro di rifinitura con l'avanzo dell'altro colore che ho, ma altrimenti se vi piace di più potete farlo anche panna, come preferite voi. Vado a fare un giro di rifinitura maglia bassissima, lavoro a un capo solo, quindi un filo solo, non più doppio. Entro qui sotto il punto dell'ultimo giro e vado a fare tutte maglie basse. Maglie bassissime, scusatemi, tutte maglie bassissime. Quindi entro nel punto, estraggo il filo e vado a fare una maglia bassissima. E faccio questo giro di rifinitura lungo tutto il perimetro della nostra culla, comprese nelle maniglie, che adesso infatti vediamo. Vedete che entro nel punto e faccio questo giro di rifinitura. Anche nelle maniglie, stessa cosa, quindi entro nel punto e proseguo sempre questo giro di maglia bassissima. In questo modo completiamo quest'ultimo giro e poi abbiamo definitivamente terminato questo progetto.
Guardate, ho ultimato il progetto, quindi questa è la culla finita. Ho realizzato anche le nappine con gli avanzi di cordino e quindi in totale ho utilizzato tre rocche di colore tortora e una di colore panna. Quindi la resa è stata ottima, direi che per essere rocche da 500 grammi hanno una resa strepitosa, quindi anche un rapporto qualità-prezzo ottimo, veramente eccezionale. Rispetto anche alla corda, rendono molto di più. Quindi il risultato e la tenuta è pressappoco la stessa della corda, quindi il risultato è veramente soddisfacente. Io sono contenta di questo prodotto e del risultato ottenuto. Spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarle, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Marilla Amica Uncinettini oppure sulla nostra pagina Instagram. Se ci taggate nelle storie, noi vi ripostiamo, siamo sempre molto contenti di vedere i vostri bellissimi lavori. Ovviamente nella culla si può mettere il materassino, questa misura di base 35x70 monta alla perfezione sui dondoli sui supporti a dondolo che trovate sempre sul nostro sito e quindi tutto quanto per accogliere il vostro bebè. Ovviamente si possono mettere le targhette con i nomi, le iniziali e ancora anche decorare e abbellire a piacere. Io ho fatto una cesta proprio basica e spero che questo progetto vi piaccia. Ecco, un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!